ancora la legge, perché? Perché si vergogna? Perché? Come era prevedibile, la morte di un immigrato ucciso con un colpo di arma da fuoco esploso da un carabiniere, aggredito e ferito dopo essere intervenuto nella tendopoli di San Ferdinando per sedare una rissa, ha scatenato oggi la reazione dei migranti ospitati nella struttura della Piana di Gioia Tauro. I migranti, arrabbiati perché alla ricerca di una verità scritta da altri, hanno organizzato un corteo che ha raggiunto la piazza antistante il comune di San Ferdinando. La tensione è salita alle stelle e le forze dell'ordine, in molti dei casi con abiti civili, sono restati nascosti nelle strade secondarie per scongiurare reazioni. Gli immigrati, circa 300, hanno esposto striscioni tra i quali carabinieri assassini, Italia mafia, Italia razzisti, mentre in tanti hanno urlato cori contro gli italiani. Molti di loro protestavano con un concetto ben chiaro: non siamo qui per fare la guerra o per fare casini, hanno sostenuto, siamo qui per lavorare e per mangiare. I carabinieri devono venire per mettere pace, non per uccidere. Quello che è accaduto ieri, hanno aggiunto, non è giusto e vogliamo che tutta l'Italia e tutta l'Europa lo sappia. I braccianti chiedono giustizia e non omertà. Nonostante siano stranieri, hanno imparato in fretta, alzando la testa per gridare la loro verità. È una vera e propria cappa di omertà, continuano a sostenere, quella che sta coprendo la morte di Traore. Una testa matta, aggiungono, un arrabbiato, ma che non doveva morire così. Una delegazione di immigranti ha incontrato nella sede del municipio di San Ferdinando il commissario prefettizio Francesco Pepe, che regge il comune in quanto sciolto per mafia. Della delegazione hanno fatto parte anche il fratello Shekin Traore, l'immigrato ucciso dal carabiniere. Per manifestare, gli abitanti della tendopoli hanno rinunciato ad una giornata di quotidiano sfruttamento nei campi per chiedere giustizia, verità e rispetto. Per il fratello ucciso e per chi ha assistito alla sua morte e oggi vuole raccontare una verità diversa da quella ufficiale fornita dalla procura di Palmi sulla base di un'informativa dei carabinieri. Secondo la versione ufficiale, il militare sarebbe stato aggredito da Traore con un coltello e, spaventato, avrebbe sparato per difendersi. I tanti migranti riuniti di fronte al municipio di San Ferdinando hanno voluto raccontare un'altra verità. Normale, ma giusto, lui non è criminale, non è niente, solo bravo ragazzo, c'è il documento. Lui qua 2 anni fa, 2 anni lui questo tempo. Noi chiamare sempre carabinieri, c'è una cosa là, chiamare carabinieri viene fare paura alle ragazzi, capito? Dopo andare, loro viene, questo carabiniere è pazzo, è crazy, è razzista. Lui non è fa, sembra c'è tante persone prendono il coltello, noi chiamare carabinieri, carabinieri viene, fate parlare, dopo andare, finito, basta. E ieri lui massato ragazzo, niente, senza niente. Senza motivo. Senza motivo. Anche se hanno coltellato un carabinieri. Il carabiniere non aveva diritto di uccidere una persona che ha un coltello. Non si fa. Alla scuola della polizia dicono che si deve maîtrisare una persona che ha una arma bianca con delle metodi che possono non andare più avanti, diciamo, per... Sono uomo dell'ordine, diciamolo, no? Uomo del disordine, perché quello che hanno fatto, uccidere una persona che ha solamente... Dovevano disarmarlo. Dovevano disarmarlo e basta. Guardato a vista dalla polizia e dai carabinieri in borghese, il presidio ha proseguito pacifico. C'è stata tanta tensione in piazza, rabbia ma nessuna violenza. Il prefetto Claudio San Martino nel frattempo ha convocato nel pomeriggio un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica per parlare della situazione della tendopoli a San Ferdinando. All'incontro hanno partecipato il presidente della giunta regionale, il procuratore capo della Repubblica di Reggio, titolare della DDA, Federico Cafiero De Rao, il procuratore di Palmi, Ottavio Sferlazzi, il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri, della Guardia di Finanza, il comandante della Polizia Provinciale, il neosindaco di Rosarno, Giuseppe Idà, i commissari straordinari di San Ferdinando, il responsabile di Libera per la Piana di Gioia Tauro, Don Pino De Masi, e i rappresentanti della Croce Rossa Italiana e della Caritas diocesana di Oppido Palmi, i medici di Emergency e i medici di Medu. La manifestazione di protesta si è conclusa intorno alle 13. I ragazzi africani, che hanno formato il corteo con striscioni e cartelli davanti al comune, sono tornati nella tendopoli dopo aver incontrato il vicequestore vicario di Reggio Calabria Roberto Pellicone e il dirigente della Digos Cosimo Candita. Pellicone e Candita si sono impegnati a provvedere al rimpatrio in Mali del corpo di Shekin Traore e garantire maggiore sicurezza all'interno della tendopoli.